Buongiorno ragazze e ragazzi, nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Io sono super super impegnata con mille cose, ma sto cercando di registrare un pochino di più. Allora, questo, come vedete dal titolo, sarà un video dedicato alle pulizie, ma voglio provare, testare e recensire questo aspirapolvere in collaborazione con Miuzzi. È un cordless vacuum cleaner modello M242. Adesso lo spacchetteremo, vi dico tutte le caratteristiche, inizieremo a pulire varie zone di casa, più cose, perché ho in mente diverse pulizie da fare. Ho proprio la necessità di pulire, ad esempio voglio svuotare anche in cucina dove ho il secchio e alcuni prodotti, voglio svuotare tutto perché ho visto che è caduta un po' di sporcizia, quindi almeno proveremo l'aspirazione di questo aspirapolvere. Intanto vi dico che questo qui lo trovate in vendita su Amazon, costa, è scontato e costa 113 euro, ma c'è un ulteriore sconto del 22% da applicare al momento del checkout, quindi lo pagate sotto i 100 euro, un prezzo davvero davvero conveniente. Io lo testerò per un periodo qui a casa, ma questo poi lo porterò giù a casa al mare, perché giù a casa al mare ci serve proprio come il pane, come si dice qui a Roma, perché comunque quando torniamo dalla spiaggia, per quanto vuoi che puliamo le ciabatte, una cosa e l'altra, la sabbia comunque la portiamo sempre in casa, e un aspirapolvere di questo tipo serve anche per aspirare magari i divani, pure perché magari mi porto gli animali, quindi mi serve un aspirapolvere comunque tipo questo. Allora, spacchettiamo e iniziamo a pulire. Naturalmente troverete il link nel box informazioni, ma adesso iniziamo a spacchettarlo. Allora, qui già vedo che ci sono tutte le istruzioni. Allora, questa è la batteria che si monta qui. Eccola qui montata. Vi devo dire che è anche molto leggero. Questi sono tutti gli accessori a disposizione, la spazzolina per divani, tutto ciò, tappezzerie, tutto ciò che vogliamo pulire, la punta per pulire gli angolini più difficili, il cavo di alimentazione, la basetta per riporlo, un filtro di ricambio e poi c'è naturalmente la base con la spazzola rotante, l'asse che è regolabile e il motore che comunque è molto leggero con la batteria. Ora vi dico al volo le caratteristiche. Questo quindi è un aspirapolvere cordless vacuum cleaner senza filo, ha un'autonomia di 50 minuti, ha la spazzola rotante antigroviglio, quindi non si blocca nel caso magari aspira peli, capelli, fili e quant'altro, ha il LED per vedere, qui davanti ha il LED per vedere le parti più in ombra, quindi riuscire a pulire tutte le superfici senza fatica. Tre modalità di aspirazione, ha qui il display
touch. Praticamente da questo display possiamo monitorare lo stato della batteria, l'eventuale intasamento del cestello, quindi quando va svuotato, e risoluzione insomma di altri problemi. Quindi l'asse, come vi dicevo, è allungabile, quindi a seconda della nostra necessità. La batteria ha una capacità di 50 minuti e con 4 ore si ricarica ed è pronto all'utilizzo. Quindi sinceramente per il prezzo che abbia tutte queste funzioni è ottimo. Adesso lo proveremo per diverse pulizie. Adesso vi mostrerò vari accorgimenti per una casa pulita e ordinata. Ogni tanto pulite e riordinate la credenza della pattumiera. La mia ne aveva proprio bisogno, quindi procedo a svuotare tutto e poi aspiro con il nuovo aspirapolvere e rimuovo l'eventuale sporcizia con un panno. Di sporco ce n'è, quindi prendo l'aspirapolvere, metto la punta e rimuovo il tutto. Ho aumentato la potenza. Poi, utilizzando la spazzolina, mi occupo di aspirare bene tutti i coprisedie. Poi vado ad aspirare il letto per togliere eventuali peli, capelli. E devo dire che anche con l'utilizzo del primo livello di aspirazione, questo aspirapolvere è molto molto potente. È una grande utilità avere un aspirapolvere senza fili così potente accessoriato, perché possiamo davvero tenere la casa sempre ben pulita e ordinata in pochissimo tempo. Io lo utilizzo anche per spolverare diverse zone di casa come le soglie delle finestre. Lo utilizzo anche sui mobili perché è una gran comodità, rimuove perfettamente la polvere e poi vado a passare un panno con un detergente per provvedere ad igienizzare le superfici. E poi non possono mancare i binari delle finestre dove si deposita sempre tanta sporcizia. Grazie alla punta riesco tranquillamente a rimuovere
ogni tipo di sporco. Ci aspiro anche il termoconvettore, vedete che la griglia è tanto tanto impolverata, ogni tanto faccio anche questo lavoro sempre utilizzando la punta e poi ci aspiro anche i termosifoni. E poi non possono mancare i tappeti con l'asse e la spazzola rotante, riesco tranquillamente a pulirli e a togliere ogni genere di sporco. E infine, sempre con la spazzola rotante, procedo nell'aspirare tutti i pavimenti di casa. Ed infine, sempre con la spazzola rotante, procedo nell'aspirare tutti i pavimenti di casa. A questo punto concludo il video, spero che vi abbia consigliato al meglio. Vi devo dire che questo è un ottimo aspirapolvere, economico e potente, cioè comunque valido per tutte le pulizie che dobbiamo fare in casa. Poi avete visto che con questi piccoli accorgimenti riusciamo ad avere sempre la casa pulita, ordinata e accogliente. Quindi ve lo consiglio tantissimo, trovate il link nel box informazioni. Come sempre invito coloro che non sono iscritti al canale di iscriversi, lasciatemi un like per sostenermi. Chi mi vuole seguire anche su Instagram e TikTok mi trova come FedericaSweet02. Un bacione immenso, ci vediamo molto presto con un nuovo video.